Ciao a tutti, sono Marco Barbera e oggi parleremo di foto e video con la nostra Cucam 8K. C'è da dire una cosa molto importante sulle foto e video con camere in 360. C'è sempre da rispettare una distanza minima per effettuare uno stitching correttamente. Per quanto riguarda la Cucam, io ho fatto delle foto a 30 cm e lo stitching era accettabile. Diciamo che non si vedevano quei fastidiosi sovrapposizioni oppure quelle classiche effetti fantasma che si possono notare su delle foto stitchate male. Possiamo dire che i 30 cm possono essere la distanza minima accettabile per effettuare un lavoro. Andiamo a vedere come scaricare e post-produrre le nostre immagini. Una volta collegata la nostra camera al computer tramite cavo Type-C o prendendola dalla nostra scheda microSD, andiamo a scaricare le immagini. Una volta collegata la camera, andiamo a vedere quello che sarà dentro la nostra scheda. Troveremo due cartelle video e foto. Andiamole a salvare dove più ci piace e andiamo ad aprire il nostro programma di Cucam. Il programma lo potete scaricare su Kandao, sul loro sito, e il programma si chiama Cucam Studio. Per Windows c'è una versione più aggiornata rispetto a Mac. In descrizione trovate il link del programma. Per acquisire immagini o foto basta andare su più e andiamo a scegliere le nostre immagini da stitchare. Noi le selezioniamo tutte e facciamo apri. Una volta caricate le nostre foto e i nostri video, procediamo allo stitching. Per quanto riguarda una foto, basta selezionarla con un doppio clic e abbiamo delle spunte da fleggare per migliorare la foto. Allora, Gravity praticamente ci mette in bolla la nostra foto e con la prima voce andiamo a eliminare l'effetto fantasma. Praticamente la sovrapposizione delle immagini ce la migliora drasticamente. Con questo tastino qui cambiamo la nostra visuale da lineare a 360, di modo tale che noi possiamo controllare che lo stitching venga effettuato correttamente. Quindi, una volta decisi i nostri parametri di stitching, procediamo al rendering. Qui possiamo decidere la risoluzione, il formato se JPEG o PNG e decidere un percorso predefinito. Procediamo. Una volta selezionato, facciamo rendering tutto e partirà. Per quanto riguarda lo stitching dei video, ci basterà selezionare un video e il menu sarà leggermente diverso. Abbiamo la voce stabilizzazione. Praticamente qua Cucam ci mette a disposizione tre settaggi, tre livelli di stabilizzazione ben precisi. Io vi consiglio di usare la Super, che praticamente vi mette in bolla la camera e vi assicura una stabilità d'immagine veramente eccellente. Ovviamente vi consiglio sempre di selezionare e di eliminare i margini, quelli che creano l'effetto fantasma. E qui abbiamo il nostro video in bolla. Molto bene, una volta selezionati i nostri parametri, procediamo al rendering. Qui possiamo scegliere la risoluzione, il codec. Io vi consiglio di registrare in H265 e in MP4 H265, i bitrate lasciarli alti. Una volta selezionata la destinazione, andiamo avanti e lanciamo il rendering. Questa fase sarà più o meno lunga in base alla potenza del vostro computer e alla lunghezza del vostro video.
Una volta finito il rendering, per quanto riguarda le foto, possono essere usati sia per social che altri programmi che ti permettano di fare tipo i Google Street View o i tour virtuali, che in automatico verranno riconosciuti come foto in 360. Per quanto riguarda i video, possono essere aperti con un qualsiasi programma per visualizzare video in 360, come può essere anche VLC. Se invece desideri fare un montaggio, ti basterà prendere il video e metterlo dentro un qualsiasi programma di editing, che tanto lo userai come un video normale. L'unica cosa che devi tenere a mente è che la visuale è a 360 gradi, quindi dovrai studiare un montaggio ad hoc. Per questo è tutto, spero di essere stato il più chiaro possibile. Per domande e chiarimenti lasciate un commento in descrizione, e grazie ad Adcom di averci fornito la Qcam 8K e averci dato la possibilità di girare questi video. A presto, ciao!